Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi cucineremo un ortaggio di stagione che non si vede spesso nelle cucine cucinato in generale. Sono i cavoletti di Bruxelles. Oggi però li ingolosiremo ancora di più con la pancetta. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono pochissimi. Partendo dagli cavoletti di Bruxelles ci sono 250 grammi. Io li ho già puliti. I cavoletti leggermente più grandi li ho tagliati in quattro parti, ripulendo il torso e le foglie esterne. Quelli più piccoli li ho tagliati a metà. Ci serviranno 100 g di pancetta dolce o affumicata, come preferite. Io oggi li cucinerò con la pancetta dolce. Uno scalogno tagliato finemente, del rosmarino secco o fresco a piacere, pepe nero, olio e sale. Del brodo caldo mi sta aspettando sul fuoco e allora mettiamoci subito a cucinare, che in mezz'oretta andiamo a tavola. In quest'ampio padello ho aggiunto 2 cucchiai abbondanti di olio extravergine di oliva e a temperatura andiamo ad aggiungere lo scalogno e lasciamolo dorare qualche minuto. Lo scalogno è ben dorato, andiamo ad aggiungere la pancetta. Per questa ricetta potete utilizzare anche il guanciale o anche lo speck se vi piace. Il guanciale naturalmente dà un sapore ancora più forte e lo speck un sapore leggermente affumicato, come preferite voi. Anche qui lasciamola dorare qualche secondo. Aggiungiamo pochissimo rosmarino. Infine i cavoletti di Bruxelles dentro. Facciamoli insaporire bene e ora, mescolando di tanto in tanto a fuoco medio, non tenete il fuoco alto, dobbiamo lasciarli andare per 10-15 minuti prima di aggiungere il brodo. Mescolando spesso così che non si brucino o non si bruci neanche la pancetta, ma devono insaporirsi bene. Ci vediamo dopo. Ho regolato di sale, ora andiamo ad aggiungere un po' di pepe nero. E infine l'ultima cosa che rimane da fare è coprire leggermente con del brodo, sempre a fuoco medio, coprire con il coperchio e finire di lasciarli cuocere. Dovranno leggermente ammorbidirsi e poi non resta che preparare una fettina, una bistecca, qualsiasi cosa vogliate, e accompagnare questi cavoletti di Bruxelles che io ho già assaggiato e vi dico sono buonissimi. A dopo! Eccoci qui, i nostri cavoletti di Bruxelles con pancetta sono pronti per essere gustati. Io ve lo dico, neanche in mezz'ora sono pronti per accompagnare qualsiasi secondo piatto voi vogliate. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, qui c'è un profumino che non vi so dire, li ho già assaggiati, sono buonissimi. Ci vediamo domenica prossima, io vado a mangiare, buon appetito! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.